del Centro d'Arte Club ha ripreso dopo un rallentamento dovuto al Covid che non ci ha consentito di stare insieme e abbiamo ripreso con una serata straordinaria, direi, perché il flusso degli amici e delle amiche che sono venuti stasera sono stati veramente tanti, tantissimi. I locali sono risultati molto stretti per noi. Stasera abbiamo celebrato con questa serata inaugurale delle feste natalizie, che è la nona edizione di Natal Art, una serata celebrativa all'insegna della capacità creativa della donna. La donna oggi non è più, almeno in Europa e nei paesi civilizzati, non è la donna sottomessa, la donna schiacciata, la donna picchiata, la donna che non deve poter studiare, che non può fare sport. Per fortuna i paesi evoluti hanno raggiunto traguardi estremamente importanti, come in politica, come nella scuola, per cui non è solo madre e sposa, ma la donna è amore, bellezza e straordinaria anche nel settore dell'arte, della cultura, dello spettacolo, in tutti i settori. Adesso abbiamo visto anche in questi giorni una donna, la prima donna arbitro ai mondiali, quindi questo ci fa capire l'evoluzione che c'è stata nei paesi evoluti. E cosa dire più? 40 partecipanti, dopo un po' di anni di fermo abbiamo ripreso anche con la collaborazione con la FIDAPA. Ricordo che già dal 95 insieme alla FIDAPA abbiamo fatto La donna e l'arte, la prima edizione, altre edizioni. Adesso, dopo lo stop, abbiamo ripreso questa sera con grande piacere e con grande affluenza di pubblico. Un grande artista prima di tutto, Ercolino Perraini, è un grande organizzatore di eventi. Sono 30 anni che prima la città di Rossano, poi Torigliano Rossano, sta godendo della sua, come dire, veemenza artistica e organizzativa. Ci ricordiamo tutti anche le sue opere, prima di tutto, ma poi le tante stagioni del Sotto la Torre, l'estate Sotto la Torre, ma tante iniziative, e anche adesso che in qualche modo... Allora, questa kermesse, diciamo, artistica continuerà, perché noi come FIDAPA, ma insieme Centro Internazionale d'Arte, presieduto da Ercole, abbiamo indetto un concorso di fotografia rivolto a solo donne. Non mi ha tirato in ballo in qualche modo con il discorso del museo, né tantomeno comunque mi sento messo da parte. Io non faccio caso a quello che fanno le amministrazioni, perché da oltre 30 anni vado avanti come un martello pneumatico e non mi fermo al di là del colore politico che amministra la città. Nei mesi scorsi ho presentato al sindaco un progetto di un museo d'arte contemporanea o galleria civica, perché sappiamo tutti e tutti i giorni, parliamo della terza città della Calabria, di questa città meravigliosa dal punto di vista storico, artistico, una nuova città con i mille problemi che ha in questo momento, essendo una città di nuova costituzione che unisce due mentalità e due culture diverse, sicuramente ci sono problemi più importanti, ma non mi fermo, perché continuerò a tamburo battente affinché la città possa dotarsi finalmente di un museo d'arte contemporanea. Grazie. Per le vie del borgo, oggi mute e deserte, testimoni di allora,